Arriva una R a suscitare reazioni a tutta adrenalina, condendo la T-Roc di Volkswagen con 300 cavalli sempre pronti ad intervenire. La crossover compatta viene così declinata anche nella versione spinta R, la più cattiva della gamma. Con alcuni adattamenti riprende la meccanica della Golf R, con il 2000 quattro cilindri turbo a benzina e appunto 300 cavalli. Motore abbinato al cambio robotizzato a doppia frizione DSG con 7 rapporti, mentre la trazione è affidata al sistema integrale 4Motion che modula anche la ripartizione della coppia fra i due assi, in base alle condizioni di aderenza. Quanto alle prestazioni, il dato ufficiale fornito dalla casa parla di un'accelerazione da 0 a 100 in 4 secondi e 8, con la velocità massima autolimitata a 250 km/h. Il prezzo non è poi così astronomico in relazione alle caratteristiche dell'auto, si compra infatti con appena 44.000 euro. I suoi 4 metri e 23 centimetri fungono da contenitore delle raffinatezze di stile di questa versione molto particolare, a cominciare dal paraurti anteriore, comprese d'aria più ampie, profili neri e inedite luci a LED, disegnando così un frontale molto sportivo. Dietro, invece, la nota più caratterizzante è costituita dall'estrattore aerodinamico alla base dello scudo, affiancato dai 4 terminali di scarico, mentre le fiancate mostrano orgogliosamente dei cerchi in lega da 19 pollici. Tra gli optional tecnici, infine, è disponibile lo scarico performance in titanio, sviluppato in collaborazione con lo specialista Krapovic, che aggiunge note profonde al sound del 4 cilindri turbo e fa risparmiare 7 kg, ma comporta un esborso di altri 3.950 euro.